pubblico riusciamo a ricostruire una formazione ambientalista, ecologista, pacifista, non violenta, di sinistra, che mancava e che si sentiva che mancava nel Molise. Oggi ricostruiamo un partito che deve diventare un punto di riferimento non solo per le associazioni comitati, ma per tutti gli altri partiti di sinistra, perché noi abbiamo un obbligo. Questa volta dobbiamo veramente vincere con un programma serio di sinistra le regionali del maggio-giugno prossimo e dobbiamo imparare a governare bene questa regione, perché la dobbiamo trasformare completamente. Cioè dobbiamo permettere a questa regione di diventare un modello rispetto alle problematiche ambientali e sociali. Ecco, le priorità. Certo, le priorità sono quelle prima di tutto di ridare un indirizzo e una forma a questa regione che fino adesso non ha avuto, ha perso completamente smalto negli ultimi 10-15 anni, perdendosi mille difficoltà. Invece questa è una regione che deve far lavorare e favorire la sostenibilità ambientale e sociale. Si parla di qui Molise, si torna a parlare di eolico offshore oppure di trivellazione nell'Adriatico, qual è la vostra posizione? Ma sono due aspetti completamente diversi. La trivellazione nell'Adriatico sono una pazzia, una follia che non so chi ancora continua a sostenere. Dobbiamo ridurre le fonti fossili, dobbiamo ridurre l'estrazione di queste sostanze dal mare o da dovunque le facciano e dobbiamo impedire che continuino a bruciare gas, carbone, metano o altre cose. Dobbiamo impedire appunto di fare energia da fonti fossili, dobbiamo proporla da fonti rinnovabili. Però d'altra parte è pure vero che la proposta che è stata fatta è una proposta essenzialmente speculativa. Ecco, a Termoli sono un po' di polemiche su questo argomento. Perché è una proposta speculativa, si capisce che non serve al Molise, serve a qualche industria o qualche azienda che deve fare i soldi. Per quanto riguarda gli alleati, oggi in sala ci sono il segretario del PD, Vittorino Facciolla, è assente per altri impegni il coordinatore del Movimento 5 Stelle. Questa coalizione da chi dovrà essere composta? Si sta andando verso la direzione del campo progressista? Con chi? Senza i centristi? Allora, la nostra posizione è abbastanza chiara. Vogliamo una coalizione di centrosinistra che sia molto caratterizzata dal punto di vista del programma, che non abbia conflitti di interesse con niente e con nessuno, perché questa regione non sostiene, non resiste altri 5 anni in una condizione simile a quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni. E allora dobbiamo assolutamente ragionare con tutti, però bisogna formare una coalizione che parta da 5 Stelle, coinvolga il PD e tutte le formazioni civiche e minori che sono disponibili a collaborare con noi. Quindi Azione Italia Viva non rientrerebbero in questo ragionamento? Dobbiamo ragionare con loro, però non è detto che siano per forza all'interno del nostro ragionamento. Bisogna vedere se non sono conflitti di interessi. Un'ultima domanda, la soglia di sbarramento per entrare in consiglio regionale sarà più alta, al 5%. Questa percentuale la spaventa? No, assolutamente. Sarà una perché lista... nel momento in cui il centrosinistra vincerà, tutte le formazioni raggiungeranno questo obiettivo.